Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a vedere assieme i nuovi kit delle squadre World Tour. Prima di iniziare con l'argomento del video, ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanellina se non l'hai ancora fatto. E ora passiamo subito vedendo la UAE Team Emirates. La maglia non è cambiata moltissimo rispetto all'anno scorso, si è tolto un po' del bianco che c'era per aggiungere le maniche con un nero e l'aggiunta della scritta Emirates nel braccio che gli dà un che di rosso. Direi bella maglia, molto simile a quella dell'anno scorso. Passiamo adesso alla Trek Segafredo, che rispetto all'anno scorso è rimasta invariata. Ed ora andiamo al team Qbeka Asos. La maglia non si è ancora vista benissimo, ma abbiamo visto Fabio Aru che ha fatto delle gare di ciclocross con questa maglia. È molto carina, riprende molto il tema Asos, sia nelle maniche che in tutto lo stile della maglia, perché giustamente è uno degli sponsor principali ora e hanno fatto una maglia di questo genere, molto carina, tutta nera, molto minimal, con le maniche che richiamano Asos rispetto all'anno scorso che era blu-nero. Il team Jumbo Visma, che è molto simile all'anno scorso, a parte qualche sponsor in più. Grande cambiamento nel team DSM, cioè l'ex Sunweb, che ha cambiato sponsor principale. La troviamo con una maglia tutta nera, con delle strisce azzurre in mezzo e la scritta dello sponsor, squadra di Romain Bardet. Il team Movistar, che rimane invariato ormai da qualche anno. Lotto Soudal, anche lei, non è praticamente cambiato niente rispetto alla scorsa stagione. La Israel Startup Nation, squadra di Chris Froome per questa stagione. Rispetto all'anno scorso la troviamo un po' più blu, tre quarti di maglia la troviamo blu con il loro sponsor e la parte alta bianca. Direi abbastanza carina. Non so se la stagione scorsa forse era meglio. Questo lo direte voi sotto nei commenti. Il team Vanti Gubert, che ha la licenza World Tour da quest'anno perché ha preso la licenza della CCC, rispetto all'anno scorso è praticamente rimasta la stessa maglia con l'aggiunta di qualche sponsor. Anche in casa Ines Grenadier rimane la stessa maglia. Abbiamo qualche protagonista in più perché hanno ripreso Richie Porte dopo qualche anno, che è andato a fare il capitano alla Trek. Hanno preso Adam Yates, uno dei due fratelli Yates. Passiamo ora alla Groupama FDJ, squadra di Arnaud Démare, che rispetto all'anno scorso rimane anche lei invariata. Ora passiamo alla G2R, la Mondiale Citroën. La G2R Citroën Team, rispetto alle scorse stagioni, è cambiata radicalmente, diciamo perché si vede in mezzo lo sponsor G2R Citroën La Mondiale. Messo di spiego, squadra che quest'anno ha fatto dei grandi acquisti perché vediamo Bob Jungels e Greg Van Avermaet che sono passati in questa squadra. Maglia un po' discutibile, diciamo. Andiamo all'Astana Premier Tech, che è rimasta uguale alle scorse stagioni con l'aggiunta dello sponsor Premier Tech. Andiamo ora alla Bahrain Victorious, cambia denominazione anche lei da Bahrain McLaren a Bahrain Victorious. Anche lei cambia un po' i colori, rispetto all'arancione che c'era l'anno scorso è cambiato con il rosso e per il resto, oltre alle sponsor in mezzo, rimane abbastanza simile. Ora andiamo al team Bora Hansgrohe, che rispetto all'anno scorso troviamo la maglia un po' più bianca, molto simile a quella che è stata portata al Tour de France, e direi una maglia molto molto carina. La vedremo indossare da Peter Sagan. Passiamo al team Cofidis, che rimane anche lei invariata dall'anno scorso, ed ora andiamo a vedere la De Koenig Quickstep, squadra che ogni anno cambia qualcosina nella maglia. Quest'anno siamo passati ad un blu nella parte alta e un blu scuro nella parte più bassa. Direi una maglia che vedremo sicuramente vincere tante gare perché squadra di Evenepoel, squadra di Bennett, squadra di Alaphilippe, squadra di Cavendish che è tornato a casa con questa maglia. Direi promossa. La Education First Nippo. Quest'anno non è stata ancora rilasciata al momento che sto registrando il video la colorazione, ma guardando il profilo Instagram che è stato messo come fotoprofilo la scritta EF Nippo, dovrebbe rimanere invariata con l'aggiunta dello sponsor Nippo. E ultima la Green Age Cycling, squadra dell'ex Milcheton Scott, cambiata radicalmente sia dalla maglia
che dal giallo nero che c'era, adesso la troviamo con un bianco, nero e azzurrino. L'azzurrino richiama la Bianchi, che è il nuovo sponsor che hanno di biciclette. In sta squadra è rimasto il fratello Simon Yates. E spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, lascia un like e non dimenticarti di iscriverti al canale. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima.